È spettacolare non riuscire a vedervi tutti, un po' come capiterà domani a Renzi alla manifestazione dei quattro gatti del PD. Mandiamo un abbraccio affettuoso anche ai quattro rosiconi di sinistra di Latina che stanno pensando a cambiare nomi ad altri giardinetti, visto che l'unico atto amministrativo che riescono a fare è cambiare nome ai giardinetti. Vabbè, ognuno passa il tempo come crede. Io vi devo dire che sono felice, sono orgoglioso di essere qua, sono orgoglioso di questi primi 100 giorni di governo. Sembrava che non si potesse far nulla, ebbene da un mese dalla Libia non sbarca più neanche un immigrato. Zero, zero, zero. Leggevo venendo qua che c'è un'altra nave di un'altra ONG che sta tornando nel mar Mediterraneo. Io gli dico: fate quello che volete, ma con questo governo, con questo ministro per gli scafisti in Italia porti liberi non ce ne sono, zero. Quindi tanto c'è il buon cuore dei francesi o degli spagnoli che accoglie, quindi noi abbiamo già dato, ma lo dico con la massima serenità, col massimo rispetto, così come oggi ho risposto col massimo rispetto e la massima serenità al richiamo del Presidente della Repubblica Mattarella, che condivido, e dice: la Costituzione ricorda che i conti pubblici devono essere in ordine, perfetto. Noi vogliamo finire tra 5 anni con l'attività di governo con i conti pubblici a posto, con un debito pubblico che invece di aumentare come hanno fatto tutti gli altri diminuirà, però la Costituzione non scrive da nessuna parte che non si può cancellare la legge Fornero, che non si possono ridurre le tasse, che non si può dare lavoro ai giovani, che non si possono assumere poliziotti e carabinieri. Questo faremo lasciando i conti in ordine, ma smettendola di governare questo paese da servi come ha fatto la sinistra per troppi anni, con le manovre economiche che arrivavano da Bruxelles, da Berlino o da Parigi. La manovra economica per gli italiani quest'anno la facciamo a Roma a favore degli italiani, punto, a capo. E quindi, certo, piano piano, miracoli in 5 mesi non ne facciamo, però in questi 2 giorni sono stato attaccato da qualcuno perché metto a rischio i conti. Io però, quando prendo un impegno a Latina, a Milano, a Palermo, su quell'impegno chiedo la fiducia della gente, la gente mi dà fiducia, io in nome di quell'impegno vado fino in fondo e non esistono no che tengano. Avevo promesso di cominciare a smontare la legge Fornero, abbiamo cominciato a smontare la legge Fornero, restituendo il diritto alla pensione, il diritto al lavoro a centinaia di migliaia di italiani. Questo devono capire a Bruxelles, a Parigi, a Berlino o anche in qualche colle di Roma: se tu restituisci il diritto alla vita e alla pensione a centinaia di migliaia di donne e di uomini che hanno superato i 60 anni, queste centinaia di migliaia di posti di lavoro vengono finalmente liberati per giovani italiani che smetteranno di dover scappare all'estero e potranno rimanere a Latina a costruirsi un futuro, a Roma, nel Lazio e in Italia. Quindi smontare la legge Fornero è un obbligo. L'anno prossimo, se passa questa manovra economica, più di 1 milione di partite IVA pagherà migliaia di euro di tasse in meno, e noi abbiamo deciso di partire dai piccolini, mentre la sinistra ha fatto manovre economiche a favore dei grandi, delle grandi banche, delle grandi assicurazioni, delle grandi imprese. Noi partiamo dai piccolini, riducendo le tasse agli artigiani, ai commercianti, ai piccoli imprenditori, ai professionisti, alle partite IVA fantasma dimenticate da tutto e da tutti. E poi permettetemi di dire
con enorme orgoglio, prima di venire qua oggi pomeriggio sono andato in centro dietro Piazza Venezia, dove erano riuniti migliaia di donne e uomini, bambini, anziani, non udenti, sordi. Io non voglio un paese dove ci sono milioni di italiani dimenticati, dove ci sono gli esclusi, dove ci sono gli ultimi. Aumentare le pensioni di invalidità e disabilità è un dovere civile di un paese civile. Altro che 35 euro al giorno alle cooperative degli immigrati. Quei soldi che noi stiamo tagliando e risparmiando dovranno andare agli italiani in difficoltà. Ripeto, senza miracoli, senza bacchette magiche, nessuno pretendeva né io di promettere né voi di aspettare in 5 mesi soldi per tutti, lavoro per tutti, pensioni per tutti, meno tasse per tutti, no, però siamo all'inizio di un percorso. È un percorso che mi riempie di gioia, mi riempie d'orgoglio, mi ha riempito anche di denunce. Ho raccolto qualche decina di denunce dalla gente più varia ed eventuale. La più simpatica è quella che mi vede come un pericoloso sequestratore di persone. Rischio fino a 20 anni di carcere. Se mi mandano in galera ci vado a testa alta e venite a trovarmi, mi raccomando, vi aspetto. Non so se Reviglia, Regina Celi, chiedeo San Vittore per stare più vicino ai miei figli. Però, e a proposito di giustizia, invece stiamo lavorando per costruire più galere, perché delinquenti come quei 4 stranieri che hanno rapinato e tagliato le orecchie a 2 pensionati nel nostro paese, io li voglio vedere marcire in galera fino all'ultimo dei loro giorni. Altro che indulti, sconti di pena, svuota carceri, premio premietti. Ecco. Ma non per chiedere vendetta, per chiedere giustizia. No, non sono un grande signore, no, al massimo sono grosso. No. Però, ragazzi, no, toglietemi dalla testa una cosa, perché rischia di essere comodo per voi e scomodo per me. Non sono un grande, non sono un genio, no, sono come ciascuno di voi. Abbiamo semplicemente portato al governo la normalità, il buon senso della gente normale, onesta, libera dai poteri forti. Abbiamo al governo gente che non è serva di nessuno, non è che se tira sul telefono qualche potente italiano, europeo, qualche mega imprenditore, qualche mega banchiere, qualche mega finanziere, noi dobbiamo rendere qualche favore a nessuno. No, noi facciamo semplicemente quello che riteniamo sia giusto, poi faremo anche degli errori. Le aggiungo anche questo, signora, sì, si fidi. Stamattina, oggi ho indosso questa maglietta con onore, perché oggi è la festa di San Michele Arcangelo, che è il patrono della Polizia di Stato. Fate un applauso alle nostre donne, ai nostri uomini in divisa delle forze dell'ordine, a cui proveremo a dare mezzi migliori, stipendi migliori. Ma soprattutto io sono felice perché, incontrandoli giorno dopo giorno, prima ancora dell'aumento degli stipendi, degli straordinari, delle nuove dotazioni, delle nuove macchine, molti di questi ragazzi e di queste ragazze mi dicono: ministro, innanzitutto grazie perché ci ha ridato l'orgoglio di indossare la divisa e di sentirci italiani. Ci sentiamo protetti, perché fra le guardie e i ladri io ho sempre scelto le guardie. Qualcun altro preferiva i ladri. E anche quando vado in carcere, c'è gente che va in carcere, per carità di Dio, è giusto a occuparsi dei diritti dei detenuti, che non stiano stretti, che gli funzioni il televisore, che funzioni il frigorifero, l'aria condizionata, abbiano la biblioteca, il teatro e il cinema. Io quando vado in carcere vado per cercare di rendere migliore il lavoro degli uomini della polizia penitenziaria, che fanno un lavoro infernale e a volte vivono peggio loro dei detenuti che devono controllare. Ognuno ha le sue priorità. E ricordo rispettosamente all'Europa
e al presidente Mattarella che in questa manovra economica equilibrata, orgogliosa e coraggiosa ci saranno i soldi per assumere 10.000 uomini e donne delle forze dell'ordine con un piano di sicurezza straordinaria che non si vedeva da anni. E io penso che la Costituzione lo permetta di mettere in giro qualche poliziotto in più, qualche carabiniere in più e aggiungo anche qualche vigile del fuoco in più, visto che tutti fanno i complimenti ai pompieri ma si dimenticano. Signora, poi le do il microfono e le faccio dire tutto quello che e già sono oggi pomeriggio, poi c'avevo un'ora e mezza, non so se porto rogna o porto fortuna, sono anche andato a vedermi il derby e qua ci sarà gente contenta e gente meno contenta, però io da milanista ero oggi ateo, quindi... e anche lei milanista.